Buongiorno a tutti, allora eccoci qui per realizzare la ricetta che è stata sorteggiata ieri, cioè il polpettone al tonno. Questa è la mia versione. Allora, qui ho già preparato 400 g di tonno ben sgocciolato e strizzato. Adesso a questo tonno vado ad aggiungere questa patata. L'ho pesata da cruda, era circa 350 grammi, l'ho lessata e l'ho passata con lo schiacciapatate. Quindi vado a inserirla. Ok. Poi qui ho due cucchiai di capperi ben strizzati e tagliati grossolanamente. Qui ho un bel cucchiaio colmo di erba cipollina fresca, tagliata anche questa non troppo fine perché mi piace si veda nel mio salame. Ok, inizio a dare una prima mescolata. Adesso vado ad aggiungere. Allora, sono 5 bei cucchiai colmi di parmigiano reggiano grattugiato, amalgamo anche il parmigiano, benissimo. Aggiungo due uova, metto un po' di pepe, pepe nero, aggiungo un cucchiaino di senape, questa è la senape classica. Un cucchiaino solamente per aromatizzare un po', ma non deve essere un sapore troppo invadente perché ad esempio mia figlia non la gradisce. Allora, sale non ne metto perché comunque il tonno è già salato, i capperi sono salati e ho messo il parmigiano, quindi preferisco non aggiungere altro sale. Comunque poi eventualmente assaggerò poco. Aggiungo un po' di pan grattato alla volta in maniera da renderlo un pochettino più compatto. Comincio con 3 cucchiai. E vediamo come va. Aggiungo ancora un paio. Ecco, il composto non deve risultare troppo duro, ma comunque deve essere bello sodo e compatto, perché poi
in cottura non deve sfaldarsi. Ho avuto ben cura di scolare bene il mio tonno, io ho usato su 400 grammi 200 di tonno al naturale e 200 di tonno quello leggero, cioè con l'aggiunta proprio di un filo d'olio. Li ho scolati e strizzati bene. Okay. Metto ancora un paio di cucchiai di pane grattato. Benissimo, adesso il composto è ben amalgamato. Bene. Ok, sì, è proprio sodo al punto giusto. Vedete com'è bello compatto? Ok. Adesso lo lascio riposare qui per una mezz'oretta, in maniera che il pane grattato assorba bene gli eventuali liquidi in eccesso e quindi si asciughi bene il composto. E poi prepariamo il salame. Eccoci qua, sono passati sì, circa 20-25 minuti, il nostro impasto è perfettamente bello sodo, vedete, compatto, ma non troppo duro. Allora, qui io ho preparato, cuocerò innanzitutto il mio salame al vapore. Ho deciso questa cottura perché voglio che rimanga bello morbido, che non secchi neanche all'esterno. Per cui ho deciso appunto di avvolgerlo nella carta d'alluminio e cuocerlo al vapore, ma visto i risultati delle ultime ricerche, pare che non sia salutare quantomeno mettere i cibi direttamente a contatto con l'alluminio, perché pare liberi delle sostanze non troppo salutari. Per cui io mi sono preparata questa pellicola, che è una pellicola particolare per alimenti, per cuocerli, che va bene per la cottura sia in microonde che in forno tradizionale che a vapore. Quindi io avvolgerò il mio salame prima qui dentro e poi il tutto verrà avvolto nella carta d'alluminio. Visto che cuocerò nella pentola con il cestello con il vapore e un unico salame lungo non ci sta, dividerò in due salami. Allora, per prima cosa mi sono preparata un po' d'olio extravergine in un bicchiere, vado a spennellare. Questa pellicola non attacca, ma voglio una sicurezza in più, vi faccio anche vedere questa Magico Film. Vedete, io l'avevo trovata, anzi la trovo, la prendo abitualmente da Tigotà, mi trovo molto bene. Troppo sottile, mi piace che si vedano le belle fette, per cui adesso cerco di dargli un compatto bene. Gli do una forma rotonda,
meglio cilindrica il più possibile. Mi assicuro che non ci siano vuoti all'interno, in maniera che tutte le fette siano belle piene. Ok. Posso iniziare ad avvolgere. Spago da cucina, taglio l'eccesso di carta. Prendo il mio foglio d'alluminio, taglio l'eccesso perché non voglio che vada a inficiare la mia cottura. Ecco, il mio primo salame di tonno è pronto. Adesso allo stesso modo preparo l'altro. Ecco qui, come vedete, li ho messi nel mio cestello del vapore, nella pentola. Non so se si vede il vapore, ma l'acqua sta già bollendo. A questo punto copro e ci vediamo quando saranno pronti.
Ecco, questo è il mio salame di tonno che ha cotto al vapore per 40 minuti e poi l'ho lasciato raffreddare per circa un'oretta. L'ho affettato e ho pensato di presentarlo così, semplicemente con un po' di erba cipollina che richiama quello che ho messo all'interno, qualche fogliolina di prezzemolo, c'è la salsina di yogurt e qualche oliva e qualche cetriolino, perché appunto sono nella salsina, secondo me ci stanno bene inzuppati nella salsina e mangiati con questo buon salame. Io ringrazio ancora Sapore d'Amore per questa proposta, ringrazio tutti quelli che hanno fatto la proposta, ribadisco che arriveranno video anche con le loro ricette e cosa mangio in un giorno. Spero che la mia versione del salame di tonno piaccia a Sapore d'Amore e anche a tutti voi. Con questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima ricetta. Grazie mille ancora per questa bella esperienza. Ciao ciao!